Pallone pesantissimo e potrebbe regalare lo scudetto alla Vigor. Parte Pistillo! Pistillo! La Vigor è campione d'Italia! Beh, certo, essere arrivati a fare finale nazionale era motivo di soddisfazione e di orgoglio. Ero contento per i ragazzi, per gli allenatori, per i preparatori, per tutti quanti. Contro l'Agno Academy è stata la nostra prima partita della fase nazionale. Ovviamente tutti eravamo a rompere il ghiaccio, eravamo tutti un po' emozionati, più delle altre partite. Per fortuna abbiamo vinto 5-0, ho pure segnato il secondo gol, quindi ho avuto anche maggiori emozioni. Per quanto mi riguarda era semplicemente un approccio mentale quello che serviva nella prima partita, dove bisognava fare bene, dove bisognava fare un risultato importante, perché poi ci avrebbe permesso comunque di affrontare il Ponte Vecchio, che è una squadra, direi, un pochino più competitiva. Il Ponte Vecchio era una squadra molto forte fisicamente e molto preparata. Giocavano su un campo di terra, quindi era molto difficile per noi. E con la vittoria contro la New Academy ci serviva manco un pareggio contro il Ponte Vecchio, quindi avevamo due risultati su tre. Abbiamo vinto per 2-1, subendo anche un gol all'ultimo minuto su un calcio di punizione, battuto molto bene. Secondo me lì loro sono stati veramente bravi. Abbiamo sbagliato un rigore con Francesco Cerenza, ma non è un problema, perché poi insomma, Francesco è stato protagonista della finale come tutti gli altri. Quel rigore poteva un attimo tagliarci le gambe. Invece sul ribaltamento di fronte, dopo il portiere a parata rinviato, grossa giocata di Barraco, gestione, assist, gol di Xani, niente, lì credo sia terminata la gara, perché per loro è stato un contraccolpo psicologico dal bene al male nella frazione di 50 secondi, e a quel punto non c'era più storia. Abbiamo fatto 2-0 con Pistillo. Dopodiché abbiamo preso un gran gol su punizione a pochi minuti dalla fine, ma tutto faceva parte della gara. Per me è stata una partita che ci ha temprato, che ci ha fatto capire subito che aria tirava e che aria tira fuori dalle mura amiche. Una squadra molto seria, molto. Devo fare i complimenti al presidente. Si sono comportati benissimo, noi li abbiamo accolti bene come nostra solita abitudine. Blue Devils è una società veramente all'avanguardia. Il presidente Santoro di una classe immensa, e poi hanno un grande allenatore, perché Piatti, secondo me, oltre ad essere un amico, è un ragazzo molto molto preparato, e non era facile. La mia squadra ha fatto ottime prestazioni quest'anno, ma quella secondo me è stata l'apice della nostra qualità. Era la giornata di grazia di Gledy Xani. Quando Gledy sta in giornata del genere non ce n'è per nessuno. La partita poi è finita 4-1, come sempre è l'ennesimo gol anche lì di Pistillo, perché quando è una coppia di attaccanti di questo genere o giocatori di questo calibro parti un pochino avvantaggiato. Non ci sono potuto andare per un problema fisico e ho seguito la partita in diretta su Facebook, che è trasmessa da un canale loro. Ho sentito i compagni la notte prima, il giorno stesso, pure dopo la partita. Erano davvero molto, molto carichi, si vedevano e si vedeva che volevano portare la partita a casa. Partiamo la mattina purtroppo con la notizia che Riccardo non sarebbe venuto, ma in quella partita ci siamo presentati con Bernardini prima e Mancini dopo, e hanno tranquillamente sopperito l'assenza di Riccardo attraverso un atteggiamento e una qualità di gioco importantissima. La partita in Sicilia ha un fascino particolare, perché è stato un viaggio stupendo, per quanto lungo. È un campo storico, molto spesso anche il Palermo Calcio svolge degli allenamenti all'interno di quella struttura. La squadra era allenata, competitiva, pronta in tutti i reparti, e abbiamo avuto l'intelligenza e l'umiltà di decidere di sporcare volontariamente la partita. Quella partita finì 0-0
Con quel 0-0 noi siamo andati a giocare la finale scudetto a Materica. Stiamo parlando di una delle top 10 società dilettantistiche in Italia e non posso negare che la partita è stata veramente complicata. Complicata però allo stesso tempo stimolante. Di fronte c'era un avversario che ha fatto di tutto per renderci la vita difficile e ci riusciva molto bene. È stato gettato un po' il cuore oltre l'ostacolo perché andiamo in vantaggio con Francesco Cerenza da fuori area, però poi loro sono nel pareggio a 20 secondi dalla fine dei tempi regolamentari. E tesoro, quando accadono queste cose si perde, perché psicologicamente dalla vittoria vai alla delusione. Quindi lì ho veramente temuto che non ce la potessimo fare. Hanno veramente fatto qualcosa di straordinario. Si sono messi là, si sono rimboccati le maniche, si sono rasserenati. Siamo stati, credo, perfetti nella gestione dei supplementari e dopodiché l'arbitro ha fischiato il triplice fischio e si è deciso tutto alla materia del calcio di rigore. Io sono un abitué di perdere le finali ai rigori, quindi io non potremmo mai vincere. E questo fatto poi siamo andati ai rigori e per la prima volta abbiamo segnato tutti e 5 i rigori. Non si è mai verificato la storia della Vigor per Conti, cioè è veramente una cosa bellissima. Ho fatto il cambio del portiere, ma più che altro per una questione di reattività fra i pali, non era un demerito di Teramo, che come al solito ho detto aveva salvato la partita in più occasioni. Valerio Magor è un po' più esplosivo fra i pali ed ero convinto che potesse sicuramente darci un qualcosa in più. Quando toccava a me per andare dalla rischetta, cioè il quarto rigore, dopo che allora avevano sbagliato il loro terzo, quindi era un rigore molto, molto pesante, io sono andato con la testa libera, sapendo già dove dovevo tirare, cioè incrociandolo. Ho provato emozioni bellissime perché da là quello che mancava per aggiudicarsi il titolo era davvero poco, era come una briciola. Che un pallone sarebbe diventata una palla medica quella messa giù sul dischetto da Pistillo, pallone pesantissimo che potrebbe regalare lo scudetto alla Vigor. Parte Pistillo, la Vigor è campione d'Italia! Finalmente potevamo festeggiare e goderci quello che è stato tutto il percorso, perché poi in quell'attimo ti tornano in mente tutte le centinaia di situazioni vissute dal ritiro all'ultima partita e credo che sia stato veramente un continuo crescere, un continuo alzare il livello. All'inizio del campionato nessuno a noi ci dava una chance, ma neanche di vincere il nostro girone, ma neanche di vincere il titolo regionale, addirittura ne aveva pensato il titolo nazionale, è davvero una cosa assurda. Ma noi ci siamo messi là sotto, lavorando duro ogni giorno, ascoltando il mister che ci dava indicazioni molto, molto importanti e ascoltando siamo arrivati dove siamo arrivati, cioè nel punto più alto, nella vetta più alta della montagna. Se devo dire, all'inizio del campionato, con la presentazione e tutto quanto, pensare che andavamo a vincere lo scudetto mi avrebbero preso per matto, mi avrebbero preso veramente per matto. Lui è stato talmente capace di far crescere questi ragazzi in maniera enorme, ma tutti, dall'inizio alla fine, quindi sia la gestione comportamentale, la gestione tecnica l'ha fatta in maniera strepitosa. L'obiettivo principale è che diventino degli uomini sani e per bene. Poi il calcio arriva a uno su 70.000 e Dio vede e provvede, come si dice in gergo. Qui c'è tanto talento, c'è tanta qualità, tutti hanno le loro possibilità, ma quello di cui sono certo è che da questo gruppo usciranno 20 uomini, 20 papà di famiglia e 20 ragazzi straordinari che spero diano grosse soddisfazioni alle loro famiglie come hanno fatto loro.